Scusi, Sì, l'ufficio George George, sì. Fields. Certo, Grazie. George, George. certo. Aspetta, scusa, puoi aspettare fuori? È San Francisco, è importante, No, Michael. no, Giorgio, qui a New York è importante, Giorgio. Sid, sei ancora in linea? Sid? Sid! Lo vedi? Margaret! Margaret, richiamalo per favore, che qui l'ho perduto. Che cosa c'è, Michael? Che c'è? Che c'è? Terry Bishop, ecco che c'è. Terry Bishop fa servo di scena, non dicesti mandò te a fare quella parte, eh? Che ero perfetto per quel progetto, che avrei fatto almeno l'audizione, Giorgio, ma tu sei il mio agente o no? Michael, Stuart Priest purtroppo vuole un nome, Michael. Ma certo, perché Terry Bishop è un nome. Terry Bishop. No, 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 no. Infatti, Michael Darcy è un nome. Per ordinare una bistecca, Michael Darcy è un bel nome. Dorsey. Sì, veramente. George Dorsey. Michael, per favore, aspetta un secondo, dai. Che palle. Michael! Michael. Michael, rompi sempre le palle, Michael. Ok, te lo spiego meglio. Ho fatto una carognata, va bene, allora. Terry Bishop. Fale fiction, milioni di persone lo guardano ogni giorno, è un nome. E questo è un buon motivo per rovinare servo di scena. Michael, io già te l'ho detto, a me questo discorso non mi riguarda, questo discorso a me non mi riguarda, non mi Non riguarda, vale non un ti mio posso dire mignolo, niente. Giorgio, quello, un mignolo. Ho già fatto quella parte a Minneapolis. Michael, che cosa ti posso dire io? Cioè, se Stuart Preston vuole un nome, sono affari suoi, io non posso fare niente, lo so che a te questa cosa ti sgusterà, però c'è chi fa lo spettacolo per lucro. No, no, questo non lo puoi dire, Giorgio, non lo puoi dire, perché così mi dipingi come un eccentrico. Come un eccentrico, Giorgio. Bene, perché tu invece che cosa fai? Davvero? Sono in questo mondo per fare soldi anch'io, Giorgio. Sì. Tu dici sul serio, Michael? Il teatro di Harlem per i ciechi, Strindberg nelle carceri, ah, l'officina popolare si era chiusa, è No, vero, certo, aspetta un attimo, perché Michael. sulle officine popolari, Giorgio, alle officine popolari ho fatto 9 lavori in 8 mesi, Giorgio, 9. Ricevendo su Certo. ogni lavoro grandi commenti dalla critica, anche da New York City, tra Ma l'altro, Dio non Giorgio. vuole che tu perda proprio il culto del fallimento, vero? Perché? Perché mi dici che sono un fallimento? Mi dici George, per questo? favore, finiamola qui. Io non voglio entrare in merito a questa discussione, non ci cascherò, bene? No, Finiamola qui. certo. Vabbè. Signor Pessin vuole un nome. Tu non ci entri in merito. Cambiamo argomento. Ti ho mandato la commedia di Jeff la settimana scorsa, eh? C'è una grande parte per me. È una Ma grande io dico, commedia, cosa ti adesso. viene in mente? Ma tu puoi mandarmi la commedia del tuo coinquilino? Io sono il tuo agente, non sono tua madre, Michael. Come, C'entra. che cosa c'entra, Michael? Io faccio offerte qui, io fatturo, non devo Fagocci. trovarti testi da protagonista, chiaro? Fagocci, ti fatturi, è certo. Senti che linguaggio che usi, da protozoo. Sei uscito dal paleolitico ieri, Giorgio. Guarda, quello è un testo significativo. Io potrei essere grande, grandissimo in quella Michael, ti do parte. una notizia, una volta per tutte. Nessuno farà mai quella commedia. Ma Perché no? come, perché no, Michael? Perché è deprimente. Ma secondo te chi produrrà mai una commedia di due persone che tornano da Locanal? Ma che vuol dire? È una storia veramente Ma chi accaduta? se ne frega, Michael? Ancora non hai capito. Nessuno spenderà mai 20 dollari per vedere due persone che vivono nell'inquinamento chimico, ma stai lì sotto casa gratis, no? Certo, la vedi così. Beh, va bene, la vedi così, la vedi così. È il tuo giudizio. Allora ritrovo io i soldi. Basta che mi trovi 8.000 dollari. Mi mandi a fare qualsiasi cosa. Ti faccio tutto, Giorgio, tutto. Mi mandi a fare gli spot per i vecchi, le voci per gli assorbenti. Ti faccio le Michael, voci fuori campo, Giorgio, le voci fuori non campo. posso mandarti più da nessuna parte. Perché no? Perché nessuno ti vuole più. No, non è vero. Non lo puoi dire questa cosa, Giorgio, perché io mi spacco il culo per il risultato e tu lo sai Michael, bene. tu spacchi anche i coglioni però agli altri, ok? Io dico, ma una persona che ha 4 settimane per fare un tostone, ma ha tempo secondo te di discutere con te se Tolstoi può camminare mentre parla, camminare mentre Ma mangia, era 2 anni camminare fa, mentre caga, Giorgio, era 2 anni capito? fa E quel discorso. accodaci! Quel regista era un idiota, un idiota. E allora? Per te sono tutti idioti, Quello Michael. sì, quello È sì. quello il fatto, per te sono tutti idioti. Tu hai sempre ragione. Tu godi della peggiore reputazione in questa città, Michael. Forse non hai capito. Nessuno ti vuole più. Certo. Chiaro? Certo, stai dicendo che a New York City nessuno lavorerà più con me. No, 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 non sto dicendo questo, sto dicendo che neanche a Hollywood vogliono più lavorare con te, Michael. Michael, dovevi fare un pomodoro per 30 secondi. E anche lì sforarono perché non volevi sederti. Era logico, Giorgio, non era Che cosa c'è di logico! logico in un pomodoro? Un pomodoro sta fermo, devi fare un pomodoro, Esatto, Michael. Giorgio, esatto! Ma se un pomodoro deve stare fermo, come fa a muoversi? Come fa a mettersi seduto? Io ero un pomodoro da insalata in piedi, Giorgio, un pomodoro da insalata in piedi, un robiccio sugoso pomodoro. Io sono grande a fare i vegetali, tra l'altro. Cazzo, sei venuto? L'ho fatta la serata per i vegetali, Michael. all'Off-Broadway. Se c'erano dei pomodori, dei cetrioli, quella sera interpretati da me, che la critica è rimasta senza fiato, a bocca spalancata, Giorgio! Michael, io mi sforzo a mantenere la calma con te. Io lo so che tu sei un bravissimo attore, Grazie, ma sei anche un fiero rompipalle. Vai a fare un po' di psicoterapia prima. grazie. Senti, Giorgio, io trovo gli 8.000 dollari e produco la commedia. Forse non hai capito, Michael.
Tu non farai neanche 25 centesimi. Nessuno lavorerà con te. No. Ok? Vediamo, Giorgio.